L'assessore regionale di bandiera Lentini, Carlentini, per visitare assieme al Presidente della Regione i luoghi dell'alluvione del 19 ottobre scorso. Assessore, un monitoraggio è partito a livello regionale, adesso la verifica dei danni di persone. Sì, devo dirvi che siamo già al lavoro dalle prime ore di venerdì. I danni si sono verificati, come è noto, nella notte di giovedì, quindi il governo ha predisposto tutta una serie di iniziative, la dichiarazione dello stato di emergenza, siamo in campo come agricoltura per la dichiarazione dello stato di calamità, chiaramente in raccordo con tutti i comuni interessati, gli ispettorati sono a lavoro su questo fronte. È chiaro, un'ondata di maltempo eccezionale, pare che in poche ore si è piovuta la metà dell'acqua che piove normalmente in un anno e quindi è una situazione particolarmente grave sulla quale il governo non solo sta lavorando dalle prime ore appunto del danno stesso verificato, ma abbiamo ritenuto con il Presidente Musumeci, il Presidente ha ritenuto di essere presente in questi luoghi per verificarsi di persone in maniera tale che nelle successive interlocuzioni anche col governo nazionale, che in questa vicenda dovrà darci una grossa mano d'aiuto, si potrà rappresentare nel dettaglio quella che è la situazione che sta vivendo in queste ore la Sicilia e in particolar modo questa zona della Sicilia. Quante, la depotificazione del danno è già avvenuta oppure in via? Sono in corso da parte dei comuni e delle aziende le segnalazioni, quindi ancora non sono ultimate, quindi le stiamo ricevendo. Una stima precisa si potrà definire chiaramente solo al termine delle segnalazioni. Proprio per questo motivo abbiamo scritto a tutti i comuni, abbiamo poi disposto anche attraverso i nostri canali informatici e tutta la modulistica per giungere prima possibile alle segnalazioni, ma è chiaro che i danni ammontano a parecchie decine di milioni di euro sicuramente, in dettaglio lo vedremo in corso d'opera.